Bella raga, bentornati su Darkest Dungeon. Eravamo rimasti con l'ultimo episodio dove il dottore della peste, detto anche il goffo, Beringar il goffo, l'abbiamo dovuto lasciare dentro la taverna a, come dire, affogare dispiaceri con un bicchiere o due anche, visto che ha un alto livello di stress. Sì, diciamo che il primo dungeon non è che sia stato uno di quelli proprio riusciti meglio. Però nel frattempo, dalla diligenza, sono arrivati due nuovi eroi. Munneville e Maunsell. Allora, Munneville sembra essere... Allora, è un cercatore a Boniminio. Da quello che ho capito si può trasformare, perché ha delle abilità con cui si può trasformare e diventare una bestia. È uno dei nuovi eroi che sono stati inseriti con una delle ultime patch di cui io non avevo la più pallida idea. E ha varie abilità nuove che vedremo al momento. Perché penso proprio di portarmelo al posto di Reynolds. Perché comunque lo stress ce l'ha alto, però è al 50%. Io quasi quasi me la rischierei, me lo porterei lo stesso, perché livello 1, ma non lo so, se no potrei portarmi anche Mansell, che è un cercatore addestratore di cani, però lui va posizionato negli ultimi due posti del gruppo, non lo so, sono un po' indeciso. Allora, facciamo così. Intanto cominciamo ad andare a vedere quali sono le missioni da fare. Abbiamo due esplorazioni. Esplora il 90% delle stanze. E sono corte. Questa ci dà un sigillo del difensore e questa ci dà un palliativo. Meno 10 di stress. Mentre questa qua, schermaglia, bisogna completare il 100%. È sempre corta, mentre questa è già media, quindi bisognerebbe fermarsi, riposare, accamparsi, eccetera. Non so quanto valga la pena. Io proverei un'altra esplorazione corta. Questa magari che mi dà questo palliativo, perché questa qua mi dà un più 5% e un meno 1% di critico. Più 5% sarà PRT, non so che cosa sia. Proverei questo. Ok, che ne dite? Allora, innanzitutto dobbiamo formare il gruppo. Allora, lei, healer, ci deve essere sempre. Un tank, lui può andare bene. Chi mettiamo al posto del nostro caro Beringar, dottore della peste? Potremmo mettere lui, che al terzo posto può andare bene, così lo proviamo. Oppure lui. Cura, difendi... Al lupo meno 3 di stress e dissanguamento e marchia pure. Lui marchia potrebbe essere andare in sinergia con l'abilità del fuorilegge che fa il 25% in più di danno contro un marchiato con l'abilità colpo di pistola. Non lo so, non lo so. Questo sarei curioso di provare. Portiamoci lui, dai, vediamo come va. Rifiuto il vostro accordo. Non vanno d'accordo. Ok, come l'ho detto. Ho capito che lui avrà un po' di problemi a inserirsi assieme al gruppo. Come vedete, c'è anche questo problema. Allora, direi di partire a provviste. Dunque, scusate, stiamo facendo una rovina sempre. Ok. Bocconcini per cani. Aumenta considerevolmente il vigore del mastino per una breve durata. Ok, questi sono già in automatico che ci danno. Allora, direi di portarci un paio di pale almeno. 8 di cibo, anche 12 di cibo, un paio di chiavi. E poi direi di portarci acqua santa 2,
erbe che può sempre servire, bende e le torce. 8 torce. Ok, direi che siamo pronti. Proviamo, vediamo come va. Santa reliquia, un tempo sacri sono stati corrotti per compiacere divinità pagane. L'acqua santa può aiutare a riportare il loro stato originale. Ancora col tutorial. Allora, vediamo un po' com'è la mappa qui. Noi siamo qua, abbiamo già un reperto e un reperto. Bene, ci dirigiamo verso... Io andrei di qua. Sono curioso. Due reperti, insomma. Allora, abbiamo uno zaino. Lo zaino contiene bottino. Allora, pagina del diario. Un frammento dal diario di una spedizione condannata. Si può leggere? Sì! 4 di 5. Mi ritrovo nel labirinto insieme ai resti dei miei compagni. Le mie ferite sono troppo gravi e non mi permetteranno di completare la nostra missione. La mia missione. La dissacrazione dovrà attendere. Strano, c'è un anello nella mia tasca. Non ho idea di come ci sia finito. Porta l'emblema dell'antico proprietario della tenuta. È davvero molto strano. Ok, procediamo. Ah, lui c'ha il cane, bellissimo. Qui abbiamo un'altra scatola. Chi è che la apre? Sempre lui. La cassa contiene cimeli. Perfetto. Ok. Attenzione, andiamo nella prima stanza. Ta-da! Bene, cosa abbiamo qua? Cominciamo con lui. Allora, direi di fare un po' di danno a tutti. Perfetto. Allora, lui marchia. Dissanguamento, ottimo. Nelle rovine, pessimo. Marchiamo. Oh, gli diamo un bonus difesa a lui. Ok. Poi, lei, gli facciamo fare un giudizio su di lui. Ok. Aia, freccia nello stomaco. Aia, freccia nella mano. Schivato. Perfetto. Aia. Schivato, grande. Quindi tu, allora tu hai la resistenza allo stordimento, vero? No, 25, neanche tanto. Potrei fare un'accusa zelante e colpirne due assieme. Questo è un super critico. Bene. Non male. Aia. Sempre lo stomaco. Allora, andiamo con un colpo di quel. Tu puoi aumentare la schivata con questa. Cosa fa? Utilizzi rimasti 1. Colpo tracciante 1 a distanza. Io andrei con sempre una raffica. Ci eliminiamo il primo. Ok. Tu vai con un giudizio su questo. Eliminiamo il cadavere. Spostiamo questo in prima posizione. Ottimo, 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 ottimo. Lui può curare solo se stesso con questa, sì. Allora, aumentiamo le schivate di questo. Perfetto. Schivato. Tocca a noi. Ragazzo, che critici che fai. Adesso li distruggiamo tutti. Dunque, tu non puoi attaccare. Sì, puoi attaccare. Al lupo, meno 3 di stress. Mi piace questa cosa, abbassiamo il suo stress. Ottimo. E tu? Elimini questo cadavere. Bene, bene, bene. Il primo incontro direi che è andato abbastanza bene.
raccogliamo tutto. Allora, qui abbiamo uno scrigno. Adesso vado a vedere perché non mi ricordo assolutamente cosa devo usare per raccogliere lo scrigno. Quindi abbiate un attimo di pazienza che vediamo subito che cosa bisogna fare. Allora, Darkest Dungeon, Curio. Allora, lo scrigno, questo. Niente, si apre. Si apre, punto. Dunque, si apre lo scrigno. Quindi apriamolo. Con chi lo apriamo? Con lui. Tanatofobia. Più 20% di stress, 6 punti ferita sono meno del 50%. Quando mai? Mai siamo fortunati. Ok, torniamo indietro. C'è una trappola? Sì, l'ho vista. Disinnescata, grandissimo ragazzo, grandissimo. Ok, procediamo. Nuova stanza. Andiamo col corridoio. Accendiamo una torcia. Ok, fame. Abbiamo una libreria. Allora, la libreria, se non vado errato, cosa bisognava usare con la libreria? Non ricordo assolutamente. Niente anche qua? Niente anche qua. Ok. La facciamo aprire con lui a sto punto. Oh, abbiamo trovato una mappa che mi fa vedere tutti i reperti. Va bene. Forza giovine. Vediamo cosa c'è in questa stanza. Vuota. Ottimo. Ah, qua abbiamo una battaglia. Va bene, dobbiamo farla per forza. Allora, qui abbiamo un reperto. Libri. Apri. Ok. E adesso dovremmo avere un incontro. Quindi accendiamo un'altra torcia e prepariamoci al combattimento. Bene. Su. Subito far fuori lui, quindi colpo AOE. A lui lo potremmo marchiare oppure aumentare la difesa o tirare su lo stress. Allora facciamo così. Ok. Il buff che mi dà non ho capito che cos'è. Questo le sta buscando. Questo l'ha schivata. Ottimo. Io andrei con un attacco contro di lui. No, l'ha schivato, raga, l'ha schivato. L'ha schivato. E non siamo ancora molto bene equipaggiati. Guardate come aumenta velocemente lo stress. Ok, andiamo con un'altra raffica. Sono quasi andati. A questo punto direi di attaccare alla grande. Via. Uno è andato. Ma come fate a mancare quello? Ottimo, abbiamo eliminato uno dei mob. Abbiamo eliminato uno degli avversari. Non mi ricordo come si chiama.
E tu te ne vai con questo. Ok. Questo mi sa che sta per tirare le cuoia. Allora, non abbiamo abbastanza spazio nell'inventario. Dunque, cosa potremmo togliere? Siamo già pieni perché queste. Mi ritrovo nel labirinto insieme ai resti dei miei compagni. E questo è il piangeletta. E questa? Abbiamo combattuto nella galleria est, piena di ritratti dei nostri avi. Silenti spettatori di quella strage. Al-Hazred, il fiero leader del nostro gruppo, portava scompiglio tra i ranghi nemici. Sento ancora la sua mancanza, soprattutto quando ripenso al corpo senza vita che cade al suolo, al sangue che sgorga dalla sua bocca, al pugnale crudele affondato nel suo polmone. Eppure ne siamo usciti vincitori e ora proseguiamo nel labirinto. Ma io questi diari qua li devo tenere. 11 di 22, 14 di 22. Più 10% di danno, più 10% possibilità di debuff, meno 1 di velocità. È un bel problema. Allora, siccome io sono avido, questi due li lascio. Vado avanti. A proposito, questo piglia danno, quindi è meglio che mangi. Perché mangiare aiuta a curarsi. Aia. Torcia. Quanti ne ha ancora? Un punto di danno per un round. Ok, entriamo. Stanza vuota. Esplorazione. Allora abbiamo una trappola, un reperto. Qui abbiamo un ostacolo e un reperto. Allora andiamo giù. Ok. Oh, trappola. Disinnescata. Meno male perché si pigliava ancora danno e era la fine. Questo dovrà prendersi parecchie cure. Un'altra pagina di un diario. Si può leggere? Sì. Avrò la mia vendetta. Tutti gli adepti assaggeranno i miei colpi. I banditi sentiranno i miei ruggiti. È vero, loro sono più numerosi. Io ho fame e sto per impazzire. Ma finché avrò fiato in corpo, proseguirò. Infliggerò sofferenze indicibili a chi oserà saccheggiare la mia nobile casata. Eccoli arrivare. Spengo la torcia. Non ho paura delle tenebre. Questa è la mia casa, nessuno può profanarla. Io l'oro lo prendo, però questa pagina la passo. Ok, altra stanza vuota, direi che si può tornare indietro. Controlliamo che non ci siano pericoli. Sembra di no. Ci dirigiamo a passo svelto. Ok, allora non facciamo l'errore dell'altra volta. La pala c'è. Quindi vanga, usala per rimuovere perché qua. Ah, rimuovi l'ostacolo a mano. L'altra volta mi sa che ho fatto questo. Ottimo. Qui cosa abbiamo? Cos'è? Urna decorativa. L'urna decorativa. Andiamo a controllare sulla wiki. Se non sbaglio, si può aprire. Ah no. Dunque, se metto l'acqua santa, mi dà gemme o amuleti. Anzi, scusate, orecchini. Mentre se uso la pala, mi dà colpevolezza, senso di colpevolezza. Ok, usiamo l'acqua santa, visto che ce l'abbiamo, così ci liberiamo anche di uno slot. Acqua
5 benedetto. Oh, quanta roba. Ok, siamo pieni. Allora, lasciamo giù anche questa pagina. Secondo me le pagine... Clic destro su questo oggetto per scartarlo. Ecco, me lo scarto, lo butto via. Allora, questo qui e questo qui. Chiudi. Ok. Altra torcia. Qui sembra vuota. Speriamo. Benissimo, 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 benissimo. Oh, qua abbiamo una battaglia. Qui abbiamo una battaglia e qui è vuoto. Ok. Oh, cosa abbiamo qui? Un tavolo alchemico. Bello, il tavolo alchemico è molto utile. Allora, con il tavolo alchemico noi possiamo... Controllo subito. Ovviamente non lo trovo. Tavolo, non lo trovo. Perfetto, facciamo control F eccolo qua. Alchemy table. Dunque, con la torcia increase light meter di 100. Con le medicine gold e gemme per 2. Allora, direi di aumentare la luce a sto punto, perché è vero che noi siamo avari, siamo greedy, come dicono gli inglesi. Vogliamo sempre più soldi. No, io andrei di torcia. Scusate, ma ho bisogno di luce. Eccola. As the light gains purchase, perfetto. Spirits are lifted. E poi eccoli. Ma mai che li prendiamo di sorpresa, oh porca miseria. Allora, andiamo con... Sperando che lui sopravviva. Dissanguamento. E il marchio? Non me l'ha messo. Aia, punto di morte. Allora, quando arriva a zero, un personaggio rischia di morire. Non muore, ma rischia. Viene effettuato tipo un tiro, quello che una volta erano i tiri salvezza in Dungeons & Dragons. Se lui passa il tiro, non muore. In queste condizioni subiranno penalità alle statistiche e ogni danno subito successivamente la possibilità di ucciderli. Curali per sottrarli al punto di morte. Ok. Allora, io cercherei di eliminare lei. Quanta vita ha? 7. Aia. Aia, devo curarlo immediatamente. Ok, 5, buono. Tu potrei stordirne uno oppure fare danno. Faccio danno. Ancora, si vede come si accaniscono su di lui, poveraccio. Pure di sanguinamento. Lei dovrà continuare a curarlo, assolutamente. Però, allora, facciamo ancora danno su di lui. Respinto. Aia. Respinto, ok. Aia. Su di lei. Me la sposto in avanti? Sì. Mannaggia. Adesso butta male. Devo assolutamente continuare a curarlo. Tutti, va bene. Fine del viaggio, così tanto sangue. No, è ancora vivo.
Quanto ha di dissanguamento? 2 per i prossimi 2 round. Butta male. Allora facciamo così. Bene. Bene, dai che forse sopravvivi. Poi facciamo un attacco. Critico da 20, ragazzi, che botta. Lei cosa? Chi attacca? Bene, mi attacca l'addestratore di cani. L'addestratore di cani mi fa un meno 3 di stress. Ci arriva a attaccare lei, sì. Bravo. Però forse devo fargli tirare una cura ancora. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Mangia, perché rischi di avere ancora danni. 4. Sì. Dissanguamento? Cos'è? Ah, le bende. Ok. Me l'ero dimenticato, raga. No, sono entrato nella stanza e mi sono dimenticato. Non c'è nessuno, meno male. Ah no, le torce erano alte. Allora, io direi di andare qua sotto e lasciar perdere questo combattimento. Potremmo vedere questo ostacolo e poi tornare indietro. Sì, allora, andiamo prima giù. Ovviamente cambiamo di posizione qui e cambiamo ancora di posizione qui. Perfetto. Con lei. E lei cambia di posizione con lui. Ottimo. Lei fa più danno qua. E lui lo posso mettere più indietro. Esatto. Facciamo così. Cambia di posizione. Non ho scelto la... nel gruppo migliore e non ero nemmeno messi nella posizione corretta. Fa niente, vediamo se ce la fa. Sì, grande, grande. D'altronde è un apprendista fuori legge. Ok, cassa, cimeli nascosti, prendiamo. Entriamo qui, la stanza dovrebbe essere vuota, se siamo fortunati. Sì, missione compiuta. Allora, io continuo l'avventura perché posso andare a recuperare gli oggetti, scusate, a rimuovere questo ostacolo e a prendere questo reperto, perché vorrei capire che cos'è. Sempre una torcia. Non andrò ad affrontare, mi dispiace. Ce l'ho ancora una pala, vero? Sì. Ok. E andiamo a vedere cos'è quell'ostacolo, sperando di non incontrare nessuno qui. Ottimo. Una vecchia pagina di un diario. Prendiamo tutto. E scusate, ma non me la sento. È molto pericoloso. Quindi possiamo ritornare a casa e raccogliere tutto. The shifted corridors and sloped walls of our ancestry are beginning to feel familiar. Otto cimeli e 4 statue. 4 busti. Ok. Prossimo. Ok, vediamo com'è andata. Io questo error non ho capito cos'è. Non ha preso nessuno niente. Vabbè, meglio. Meglio, perché con la fortuna che ho. Ok, lui è tornato. Ha passato una notte al villaggio e ha recuperato 45 di stress. Va bene. Sì, non è che si è messo meglio. Molto meglio. Allora, il fabbro è sbloccato e la gilda è sbloccata. Ok, chiudiamo, controlliamo la diligenza se è arrivato qualcuno. Bene, allora abbiamo lei che è una cercatrice ladra di tombe e un'altra
Vestale. Cercatore vestale. Ok. Dovrebbe essere una donna, no? Mi sembra una donna. Allora, vediamo le abilità del cercatore di ladri di tombe. Classico piccone in faccia. Affondo corpo a corpo. La sposta in avanti, vero? Avanti di due, esatto. Qui abbiamo invece lo stordimento, va bene. E un avvelenamento col dardo. Va bene, non è. Direi che è buono. Meno 3. Ok, tanto li pigliamo perché abbiamo spazio. Poi eventualmente li possiamo lasciare a casa. To those with a keen eye, Lei ha la gold cura. gleams like a dagger's Questa è point. più una combattente. Sì. Ok. Prendiamo anche lei che non si sa mai. A sister of battle, pious and Perfetto. unrelenting. Allora, abbiamo il fabbro. Bellows blast once again. The forge stands ready to make weapons of war. Allora, vi faccio vedere che cosa fa. Io metto un eroe. Posso aumentare sia l'arma che l'armatura dell'eroe. Qui mi fa vedere quali sono gli avanzamenti del fabbro? Migliorare le armi dell'eroe a livelli più alti. Qua ovviamente devo consumare risorse, ma la porta a livello 2. Quindi qui mi sbloccherà a livello 2. Adesso vedete che sono bloccati. Livello 1, livello 2. Ovviamente la stessa cosa per l'armatura. Riduce i costi delle migliorie di armi e armature degli eroi. Ok, qua riduce il costo delle migliorie di armi e armature del 10%. Fornace di livello 1, livello 2, livello 3. Ok. La Gilda invece fa la stessa cosa, ma con le abilità. Possiamo potenziare le abilità e impararne di nuove. Ovviamente per impararne di nuove, cioè quelle che mancano lui, si consumano gold, monete d'oro. Allora, qui potremmo aumentare le abilità a livello 2 e qua invece riduce il costo. Allora, queste abilità non mi sembrano male. Lui ha molti malus. Allora, innanzitutto timorato di Dio significa che quando ha lo stress molto alto, l'unico posto dove lui può abbassare lo stress non è né la taverna né nell'altra. Negli altri edifici dove si può curare, ma solamente all'interno della chiesa, dell'abbazia, scusate. C'è l'abbazia, la casa di cura e la taverna. Qua dentro, in questi tre, si possono portare gli eroi per abbassare lo stress. Ovviamente, come in questo caso, se hai una particolare fobia o un tratto della tua personalità che ti obbliga ad andare solamente in uno degli determinati edifici, bisognerà solamente portarlo in quell'edificio lì. Poi abbiamo fobia della baia. È incline a rubare gli oggetti. Ecco perché l'altra volta mi ha fregato. Ecco perché l'altra volta mi ha rubato degli oggetti. Quando si trovano degli oggetti dentro al dungeon, lui scatta in avanti, raccoglie l'oggetto e se lo tiene per sé. Va bene, vediamo un pochettino che cosa fare. Io direi che la missione è andata bene. Vi ho fatto vedere come funziona la gilda e come funziona. Vediamo un po', 6, 14, ne ho 12 e 44. Ne potrei consumare 2, aumentare del 10%, cioè diminuire il costo del 10%, oppure potenziare le armi. Io preferisco andare alla gilda. Quindi facciamo un potenziamento.
Ok. Oh no, dovevo usare quello sotto prima. Vedete come si sbaglia facilmente? Il prossimo costa 15,38. Allora, vediamo che cosa significa. Che se io metto la mia vestale qua, pago in gold i potenziamenti. Ok. Quindi, assolutamente le cure le potenziamo. Ma riduce il costo delle... Ah, riduce questo costo. Ok, tutto chiaro. Tutto chiaro. Quindi se faccio così le pago meno. Ovviamente le ho già usate. Fa niente, fa niente, fa niente. Poi... Tu hai le abilità... Giusto, giusto, che mi servono, che sono più utili. Anche se non hai questa... Allora, tu ti potrei dare un colpo di pistola più potente, oppure tu andiamo con lui che mi sembra più utile in questo momento. Quindi gli potenziamo lo stordimento 90-75. Colpo stordente 1, colpo stordente 2. Allora, 110% di base. Ok, aumenta la percentuale di stordire. 20% di danno contro empio. Modificatore al danno. Io direi di usare lui e aumentargli la raffica. Che dite? Non so, sono molto indeciso. Sono molto indeciso. Anche questo aumenta la percentuale di stordimento. Allora, facciamo così. 1 e 1, 2. Ok. Poi aumentiamo la raffica. Scusate, la raffica e il colpo di pistola. Bene. E la stilettata qua, lo squarciavene. Ok, perfetto. Per ora non aumento altro perché non vorrei... Vabbè, i suoi dobbiamo aumentarli per forza, perché sono utili. Ok. Nel fabbro, che dite se proviamo a potenziare l'armatura di qualcuno? Pagine abbiamo 16. Allora, riduci i costi delle migliorie. Forge armature. Ok, facciamo un livello. Allora, arma. Fan the flames. Mold the metal. We are armatura. Army. Perfetto. Abbiamo finito i documenti. Però possiamo... 1 e 1, 2. Reynold. Aumentiamo di lei l'armatura. Ok. Poi ancora di lui... Ok, e di lui, ottimo, 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 ottimo. Abbiamo 10.000 monete ancora, perfetto. Quindi adesso abbiamo un Reynald con livello 2-2, un Dismas con livello 2-2 e le abilità quasi tutte al 2.
come vedete, la prossima cosa, anzi lo facciamo subito, aumentiamo nella diligenza anche se possibile, no perché ci mancano le pagine. Ok, volevo aumentare lo slot qua. Ok, diciamo che siamo un gruppo affiatato. Va bene. Io direi che per questo episodio è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video. Ricordatevi di lasciare un like, commentate, ditemi se conoscete il gioco, se vi piace, se volete altri episodi. A me piace molto e ho intenzione anche di comprare il DLC, insomma l'espansione Crimson Courtyard, se non sbaglio. E vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Bella!